A 8 giorni dal naufragio del 3 ottobre, un barcone con centinaia di migranti è naufragato a 60 miglia da Lampedusa, in acque maltesi. La Valletta chiede aiuto all'Italia, avvistati decine di cadaveri in acqua. 5 giorni dopo il nubifragio di domenica scorsa, Palermo di nuovo allagata. Chiusa la circonvallazione, centinaia di automobilisti bloccati per tutto il pomeriggio, disagi anche a Mondello e numerose zone del centro, chiuso un tratto della A29. Sindacati soddisfatti a metà dopo il vertice romano sulla cassa integrazione per i lavoratori della Fiat, di Termini Imerese, via libera solo per 6 mesi, per il resto del prossimo anno previsti nuovi incontri, resta il nodo dei lavoratori dell'indotto. Il comune di Palermo ci riprova a trasformare via Maqueda in isola pedonale. I commercianti non si tirano indietro, ma all'amministrazione rivolgono anche una serie di richieste. Buonasera, benvenuti al TG Med, seconda edizione del nostro giornale. Avremmo voluto aprire con le cronache del nuovo nubifragio che ha colpito pesantemente questa volta Palermo. Ovviamente lo faremo nel corso del giornale, apriremo invece tra un attimo, dopo una brevissima pausa, con le cronache drammatiche della nuova tragedia dell'immigrazione clandestina. Un barcone con circa 250 persone a bordo si è rovesciato tra Lampedusa e Malta, a sud-est di Lampedusa, sono in acque maltesi, sono intervenute le motovedette della Valletta che però hanno chiesto aiuto alle autorità italiane. Centinaia, almeno 200 dovrebbero essere stati recuperati, 200 migranti, ma ci sono decine di morti. Quindi a pochi giorni dal naufragio del peschereccio a Lampedusa, un'altra tragedia. Di questo e di altro parleremo tra un attimo dopo la pubblicità. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Si sa, i tempi sono duri e Urk è sempre rimasto al verde. Anche Urk ficcia irnata e ha risolto con affari in oro. Contante all'istante. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo, info 091 5306 32. Allora, un barcone con 250 persone a bordo è affondato questo pomeriggio in acque maltesi. Anche i mezzi italiani sono intervenuti, alcuni cadaveri sono già stati avvistati in mare. Intanto continua a salire il bilancio dei morti del naufragio della settimana scorsa a Lampedusa. Sentiamo subito Luca Salerno.
Ancora una tragedia dell'immigrazione clandestina, quando a Lampedusa dopo 8 giorni ancora non si è smesso di contare i morti del naufragio del 3 ottobre. Un barcone infatti affondato a 60 miglia dall'isola in acque maltesi, al confine con quelle libiche. Nella zona sono intervenuti mezzi aerei navali non solo di Malta ma anche italiani, dato che l'autorità della Valletta hanno chiesto aiuto al comando generale delle capitanerie di porto. Il naufragio sarebbe avvenuto alle 17.15. Un aereo militare dell'isola in ricognizione nel canale di Sicilia aveva avvistato il barcone con circa 250 migranti che hanno cominciato ad agitarsi per farsi notare. L'arresto avrebbe però provocato il capovolgimento dell'imbarcazione. Sarebbero in tutto circa 200 i superstiti accertati. Fino ad ora 43 di loro si trovano a bordo della nave Libera della Marina Militare Italiana. Sarebbero invece una decina i morti avvistati in mare. A dare l'allarme erano stati gli stessi migranti con un telefono satellitare. Intanto a Lampedusa sono stati recuperati tutti i corpi all'interno del peschereccio affondato il 3 ottobre scorso. Solo nella giornata di oggi sono stati portati a riva altri 28 cadaveri, facendo così salire il bilancio ufficiale, ma ancora provvisorio, a 339 morti. Intanto sul fronte delle indagini le testimonianze dei superstiti stanno portando i magistrati di Palermo sulle tracce dei capi dell'organizzazione che gestisce il traffico di esseri umani. Per quanto riguarda l'aspetto agrigentino delle indagini, l'Egip ha convalidato il fermo del tunisino di 35 anni accusato di essere il comandante dell'equipaggio. Per lui i reati ipotizzati sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio, omicidio plurimo colposo. Il numero di vittime intanto del naufragio del 3 ottobre non sembra scoraggiare l'arrivo di altri barconi clandestini. Solo nella giornata di oggi ben 500 profughi sono stati soccorsi nel canale di Sicilia in 5 diversi interventi. Insomma, è un'emergenza senza fine. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato oggi al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha espresso ammirazione e apprezzamento per il lavoro svolto a Lampedusa. Il recupero dei corpi delle vittime, ha detto il Capo dello Stato, ha presentato tratti eccezionalmente impegnativi e dolorosi. Fanno onore alle istituzioni e all'Italia, l'abnegazione, la professionalità e la grandissima e la generosissima partecipazione umana dimostrate da tutto il personale impegnato in una tra le più drammatiche e sconvolgenti vicissitudini degli ultimi anni. Questo il messaggio del Capo dello Stato. Intanto Papa Francesco ha donato alcune schede telefoniche internazionali da distribuire ai 155 migranti presenti nel centro di accoglienza di Lampedusa per aiutarli a mettersi in contatto con i propri familiari nei paesi di origine. Ci riferiamo ai migranti scampati al naufragio. Lo ha rivelato l'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Montenegro, di ritorno da Lampedusa. Il presule ha ringraziato il Santo Padre per l'attenzione riservata alla tragedia dei migranti morti in mare e ai lampedusani dopo la visita avvenuta l'8 luglio scorso durante la visita pastorale che appunto lo vide pellegrino nell'isola maggiore delle Pelagie. Lasciamo allora per il momento questa pagina, vedremo nel corso del giornale se ci saranno aggiornamenti su questa nuova tragedia e andiamo subito a Palermo. Palermo ancora alle prese con il maltempo e con gli effetti del maltempo. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto questo pomeriggio sulla città si comincia a fare la conta dei danni, mentre non mancano le polemiche sulla gestione di quella che sta diventando una vera e propria emergenza. Vediamo. Allagamenti, traffico in tilt, auto intrappolate, strade chiuse. Dopo il violento nubifragio di domenica scorsa che aveva causato enormi disagi ad automobilisti e cittadini, la scena si ripete. Ancora una volta a Palermo il sistema di raccolta delle acque non ha retto. Molti tombini saltati, soprattutto in via Oreto, via Galilei, piazza Indipendenza e nella zona dei Cappuccini, dove l'acqua alta ha paralizzato la circolazione. Non sono bastati dunque gli interventi che nei giorni scorsi avevano cercato di ripulire le caditoie dei sottopassi di via Le Regione Siciliana, via Belgio e via Le Lazio. Proprio qui, infatti, è stato necessario l'intervento dei soccorritori per liberare alcune auto bloccate dall'acqua alta. La corsia centrale di via Le Regione è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, mentre lungo le carreggiate laterali centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati soprattutto nel tratto che va da piazza Einstein a via Ugo La Malfa. Chiusa anche la Favorita a causa di un albero caduto in strada, da registrare infine a piazza Leoni un incidente per fortuna con feriti lievi. Ancora una volta sono state decine le richieste di aiuto arrivate ai vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati per i numerosi allagamenti in diverse zone della città. E il maltempo non ha risparmiato neanche di
Risage e l'aeroporto di Punta Raisi. 3 i voli dirottati a Trapani, 4 a Catania e 1 a Lamezia Terme. E mentre la città si trasformava nuovamente in una grande piscina, a Villa Niscemi è stata costituita un'unità di crisi coordinata dal sindaco Orlando, formata dai dirigenti di AMAP, Protezione Civile e Cantiere Municipale, per gestire minuto per minuto la situazione. In più, forse per smorzare le polemiche che nei giorni scorsi avevano invaso la rete, Orlando con un tweet ha invitato tutta la polizia municipale a scendere in strada per fronteggiare l'emergenza maltempo. Un'emergenza che però è continuata anche dopo il nubifragio, con maxi ingorghi e auto in panne, e che rischia di diventare, se non si dovessero trovare delle soluzioni efficaci, una normale quotidianità fatta di disagi e proteste. È stata chiusa al transito ed è stata riaperta poco fa la rampa di accesso della diramazione Trapani lungo la A29, la Palermo-Mazara del Vallo. A Palermo invece, e lo avete già visto nel servizio di Marianna Grillo, centinaia di automobilisti per gran parte del pomeriggio sono rimasti incolonnati, soprattutto lungo la circonvallazione. Gualtiero Sanfilippo ha raccolto per noi le loro voci. Siamo nel 2014 e ancora i sottopassaggi si allagano per l'acqua. Sempre. Io sono un pendolare, tutti i santi giorni che piove è sempre così. Da quant'è che aspetta? 2 ore e mezzo. 2 e mezzo. Si è bloccato il traffico, non so per quale motivo. Aspettiamo. Da quant'è che aspetta? Io più di 3 ore che sto in coda qui al traffico. Come siete di Palermo? No, sono di Napoli. Devo andare a Napoli e stavo a Campobello. I disagi a Palermo non finiscono mai. E si vede. Lei da quant'è che aspetta? Dalle 2, quindi sono le 4 e mezza, 2 ore e mezza. Senza parole, sono dalle 2 che sono in macchina, quindi diciamo, non è... speriamo che questa città possa migliorare in qualche modo. Cambiamo argomento. Il marito e la figlia hanno riconosciuto la catenina e le scarpe che appartenevano a Maria Grazia Tricarichi, la donna siciliana di 50 anni morta nel naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio dello scorso anno. Dovrebbe essere a questo punto della donna il corpo ritrovato nella nave dai sommozzatori. Il riconoscimento è avvenuto attraverso alcune foto in questura a Catania alla presenza di un funzionario della Costa Crociere. 6 mesi di cassa integrazione in deroga per i circa 800 operai della Fiat di Termini Imerese, con l'impegno dell'azienda ad anticipare i primi 2 mesi nel caso di ritardi da parte dell'INPS nell'erogazione dell'assegno. Questo è quanto prevede l'accordo raggiunto al Ministero per lo Sviluppo Economico tra Fiat e sindacati. Critica la FIOM che dice non è quello che ci aspettavamo. Sentiamo. Forse in questo momento l'unica soluzione possibile che il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione Siciliana possono adottare, una soluzione che in ogni caso allontana la procedura di mobilità per i dipendenti di Termini Imerese che a fine anno sarebbero rimasti senza gli ammortizzatori sociali. Entro metà novembre, inoltre, ci sarà un nuovo incontro per ridefinire l'accordo di programma e approfondire le diverse proposte industriali in campo con l'esame dei piani. 3 sarebbero già in fase avanzata: la Biogen per la produzione di energia da oli vegetali, Mossi e Ghisolfi nel comparto dei biocarburanti e Landi Renzo che produce impianti a gas e GPL. Complessivamente le 3 aziende darebbero lavoro a 500 persone. Sempre nell'ambito del nuovo accordo di programma saranno attivati i tavoli di confronto a livello locale con le ditte dell'indotto, con lo scopo intanto di prorogare anche per questi lavoratori, sono circa 400, la cassa integrazione in deroga per 6 mesi. La cassa in deroga, spiegano stasera i sindacati, sarà concessa per 6 mesi, fermo restando naturalmente la possibilità di chiedere in seguito una proroga se ricorreranno i requisiti e le condizioni di legge. Per la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto la Regione aprirà un apposito tavolo in sede territoriale. Le sigle sindacali però ricordano che siamo già ai tempi supplementari e che bisogna accelerare il passo per rilanciare l'area industriale di Termini Imerese e soprattutto garantire i lavoratori. Dopo la riapertura al traffico della via Maqueda, alcuni commercianti di Palermo hanno potuto notare come i loro interessi siano in effetti aumentati. Adesso il sindaco Orlando potrebbe chiudere la strada nuovamente e dar vita ad una nuova grande isola pedonale. I commercianti però a questo punto avanzano precise richieste. Sentiamo.
Sì a un'isola pedonale in via Macheda, ma che non sia composta solo da belle piante e niente altro. Questo è il pensiero di alcuni commercianti che sarebbero d'accordo alla chiusura della strada palermitana, ma che ne immaginano una via Macheda in versione via Principe di Belmonte. Un salotto a cielo aperto che non ammetta l'accesso neanche alle auto blu, alle vetture delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Se intendiamo zona pedonale via Principe Belmonte 2, che ben venga, una zona pedonale a tutti gli effetti, senza che passino autobus, auto blu, ma che ci siano delle panchine, ci siano dei bar, che sia viva come zona pedonale. Non intendiamo le vecchie zone pedonali che abbiamo avuto negli altri anni, nei trascorsi anni, hanno dato soltanto cose negative. Indipendentemente dalla zona pedonale, per voi negozianti la chiusura del traffico è positiva o no? Come diceva la mia collega, sicuramente è positiva la zona pedonale, questo senza dubbio, però deve essere fatta con un certo criterio, avere la possibilità di varchi stradali, la possibilità comunque di accedere al centro storico per via di altre traverse, di altre strade. Noi questa possibilità purtroppo non ce l'abbiamo, perché tutte le strade sono impedite da bancarelle e cose varie, quindi anche nelle vie qui vicino, via D'Amico, via Sgarlatte e altre vie, non si può accedere. Di conseguenza le auto blu, i vigili del fuoco, i vigili urbani sono costrette a passare da via Macheda, quindi un'area pedonale fatta senza panchine, senza piante, senza verde, senza qualcosa che la renda viva, non ha senso. La Guardia di Finanza di Palermo nelle ultime due settimane ha sequestrato quasi 20.000 prodotti contraffatti, tra questi migliaia di confezioni di profumo, capi d'abbigliamento, accessori con marchi appunto falsificati. Il valore complessivo è di 18.000 euro. I finanzieri hanno identificato e denunciato 7 persone e hanno effettuato 10 segnalazioni a carico di ignoti. In aggiunta alle denunce sono state applicate sanzioni per oltre 43.000 euro. Andiamo ancora alla cronaca, perché un operaio di 47 anni, Francesco Cardella, è morto la scorsa notte all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per le gravi ferite riportate in un incidente sul lavoro verificatosi due giorni fa in una cava di marmo a Custonaci. Per causa in corso di accertamento, l'uomo è stato travolto da una lastra che gli ha tranciato una gamba e gli ha provocato lesioni interne. Venerdì di proteste, nonostante il maltempo a Palermo, davanti alla prefettura si sono riuniti gli operatori scolastici che da mesi sono senza stipendio. Sentiamo l'intervista. La situazione diventa sempre più ingarbugliata e disperata per le famiglie, a cui oramai non si riesce più a garantire il minimo indispensabile per la sopravvivenza, ingarbugliata perché rispetto alle risposte che da oltre 7 mesi aspettiamo su quello che è anche il futuro di questi lavoratori, ad oggi non arriva nessuna notizia positiva. Questo tra l'altro ci lascia molto rammarico, vedendo anche la votazione che c'è stata ieri al Senato sul decreto della stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione e l'emendamento che era stato presentato per noi per risolvere il problema è stato bocciato. Confidiamo comunque nell'incontro che il lunedì ci sarà qui in prefettura, in cui è previsto l'intervento della senatrice Vicari, che speriamo possa portare un percorso per la definitiva stabilizzazione di questi lavoratori, oltre che la risoluzione di quelle che sono le aspettanze economiche che oggi stanno mettendo, messo in ginocchio 519 famiglie. E circa 300 dipendenti dell'INPS, delle sedi di Palermo e provincia, hanno partecipato sempre questa mattina ad un presidio davanti alla prefettura. CGIL e CISL e UIL hanno indetto 4 ore di assemblea per protestare contro il taglio degli stipendi per il 2013 e il piano da circa 3.000 esuberi annunciato in tutta Italia. I lavoratori hanno chiesto un incontro con il prefetto. Noi facciamo subito una brevissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Intime armonie, abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, per chi cerca dei capi di ottima qualità made in Italy. La Intime Armonie propone le migliori marche: Naio Leari, Baci Rosa, Griffino, Nouvelle Donna, Griff, Combat, Nazionale Italiana e tante altre. Intime Armonie, scopritevi i più belli, i vostri desideri non possono aspettare. Intime Armonie, infoline 0883 55 93 74. Visita il sito www.intimearmonie.it. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla mancata cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro dopo la denuncia presentata dal maresciallo dell'Arma dei Carabinieri Saverio Masi, che ha raccontato di essere stato fermato dai vertici dell'Arma quando era un passo dall'arresto del capomafia trapanese. Il fascicolo al momento è ancora a carico di ignoti. Il maresciallo, che adesso è nella scorta di un PM che indaga sulla trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo, avrebbe chiesto l'autorizzazione a proseguire le indagini su Messina Denaro, ma superiori gli avrebbero ordinato di cancellare alcune parti della sua relazione. Andiamo subito adesso di nuovo a Palermo, perché c'è stato il via libera definitiva da parte del Consiglio Comunale al piano triennale delle opere pubbliche, la cui proposta era stata approvata lo scorso mese di marzo dalla Giunta. Il documento comprende anche gli interventi della prima annualità, che possono quindi essere subito cantierabili o che sono comunque già dotati di copertura finanziaria. Unica significativa modifica: l'inserimento nel piano annuale delle opere recentemente approvato dalla Giunta nel cosiddetto piano città per la costa sud e Brancaccio, tra cui la chiesa di Don Padre Puglisi. Il piano, la cui versione definitiva verrà pubblicata sul sito del Comune al termine del lavoro di revisione dei testi da parte degli uffici, era di fatto fermo a Palermo da almeno 10 anni. Intanto oggi sono stati presentati nuovi lavori per la fibra Fastweb. Entro febbraio 2014 la città potrà usufruire di una connessione più veloce e di zone con wifi gratuito, così come avviene in gran parte delle grandi città europee. Vediamo. L'amministrazione comunale ha trovato l'accordo per un investimento di 35 milioni di euro che permetterà alla città di avere numerosi parchi con wifi libero e di usufruire della fibra ottica a 100 mega in ogni casa. E noi stiamo portando a Palermo un investimento di 35 milioni di euro che si aggiungono ai 15 che abbiamo investito già negli anni scorsi per dotare Palermo, tutta Palermo, 240.000 famiglie palermitane e naturalmente le attività economiche, professionali ed impresa, di una tecnologia che si chiama Fiber to the Street, cioè di una tecnologia che porta fibra ottica fino ai cabinet nelle strade. Vuol dire che la distanza che verrà coperta col doppino di rame si riduce da più di un chilometro al massimo a 200-300 metri, che vuol dire garantire alle famiglie, agli studi professionali, alle attività economiche di Palermo una qualità di servizi, una velocità di banda che rende Palermo una delle città in banda collegate, connesse in banda ultralarga, una delle città più digitali d'Europa. Palazzo Reale, la Gisa, il Palazzo delle Aquile, il mare, il Parco La Favorita e la dimensione digitale. Credo che abbiamo tutte le carte in regola adesso per candidarci a Capitale Europea della Cultura nel 2019. C'è un risveglio da parte dei privati per il bene comune che è la città di Palermo.
non soltanto di grossi imprenditori, di grossi operatori come la Fastweb, ma anche dei commercianti di Corso Vittorio Emanuele, piuttosto che di Piazza San Domenico o di Via Maqueda. È segno che comincia a nascere la comunità palermitana, che è fondamentale per difendere il bene comune che è Palermo. Vi do subito un aggiornamento sulla notizia di apertura del nostro TG, naturalmente il nuovo naufragio nel canale di Sicilia tra Lampedusa e Malta è di circa 50 morti, tra i quali una decina di bambini, secondo quanto comunica l'ANSA, il primo bilancio di questo nuovo naufragio. E sarebbero 200 i migranti tratti in saldo in gran parte su una nave della Marina maltese e poi anche su una nave della Marina militare che è intervenuta in soccorso. Vedremo se ci saranno altre novità nel corso del giornale. A proposito di migranti e comunque a proposito di realtà che in ogni caso sono molto vicine a Palermo, parliamo subito di un progetto che fra l'altro come redazione giornalistica ci sta a cuore, un ponte per la Tanzania, sviluppato dall'associazione Agisci Palermo Onlus in collaborazione con il marchio The Bridge Radio Time. Domani e domenica in piazza Castelnuovo a Palermo dalle 9 alle 22 sarà possibile acquistare prodotti del noto marchio fiorentino e il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione che da anni a Palermo opera a servizio degli immigrati e realizza concreti progetti di intervento in Tanzania. Ogni anno questo marchio sceglie un'associazione in particolare. Questa volta, e forse non a caso, è stata scelta Agisci Palermo proprio per il suo impegno. Sentiamo. Noi andremo a realizzare una casa d'accoglienza. Prima andiamo a finire quello che abbiamo cominciato l'anno scorso. L'anno scorso col progetto Tanzallia 2012 abbiamo fatto un locale di 160 metri quadri che è una struttura multifunzione. Servirà tanto dove ci sono capanne, figuriamoci cosa vuol dire avere una casa con mattoni, servirà per avere a disposizione un dispensario, servirà per poter fare dopo scuola, servirà per poter fare un centro salute, quindi tante cose. E noi invece quello che andremo a realizzare adesso, andremo a realizzare un nuovo centro, che è un centro per mamme che hanno bimbi HIV positivo, proprio per dare la possibilità in loco di poter essere direttamente curati senza fare distanze chilometriche. Quali riflessioni possiamo fare in conclusione guardando all'impegno in Tanzania, che sembra un luogo lontanissimo da Palermo, e considerando che da luoghi come la Tanzania o come certe regioni subsahariane per mesi e mesi arrivano persone che poi si imbarcano e arrivano a Lampedusa? Qua voi di tanzaniani per esempio non ne vedete, proprio perché in Tanzania si lavora molto, si aiuta tanto sfruttando molto il governo locale, cioè si fanno delle partnership che permettono di evitare che ci sia questa transumanza. Va bene, il tanzaniano resta in Tanzania, non vive la ricchezza, ma non vive nemmeno la miseria, e quindi ha la possibilità di vivere in un certo modo. Quello che noi andiamo a realizzare consente ancora una volta che si eviti questo. E allora questa iniziativa sulla quale domani torneremo naturalmente, domani e dopodomani a Palermo. Scommettere sul capitale umano e sul valore degli individui per affrontare la crisi e imprimere un cambiamento che porti alla crescita di imprese e società. Ci crede profondamente David Lynch, il famoso regista che ieri ha partecipato come ospite d'onore ma anche come esperto ad un seminario organizzato per i 50 anni della società Sicily by Card, l'imprenditore Tommaso Dragotto. Vediamo. Non solo star del cinema, ma anche esperto di filosofie sociali che ha reso internazionali le iniziative per i 50 anni della Sicily by Car, l'azienda dell'imprenditore Tommaso Dragotto. E David Lynch, autore e regista di film di successo, dal celebre Dune fino a Velluto Blu e alla popolare serie TV Twin Peaks, all'attivo 3 nomination agli Oscar e un Leone d'Oro alla carriera. L'artista è stato invitato a Palermo in questa occasione per la sua particolare ricerca sull'etica sociale, concetto che forse in tempi di crisi globale tende a finire tra parentesi, ma che molto ha a che fare con temi come lo sviluppo aziendale e sociale. Se ne è discusso nel corso del seminario intitolato Impresa etica e sociale, un manifesto per una nuova coscienza, organizzato a Palazzo Steri proprio nell'ambito dei festeggiamenti per la Sicily by Car. Molto apprezzato l'intervento del regista che a Palermo ha presentato il suo documentario Meditation, Creativity and Peace, una suggestiva esplorazione tra psicologia e filosofia alla scoperta di una tecnica meditativa molto
antica, ma che una volta appresa, ha detto Lynch, consente di migliorare le proprie capacità creative e le prospettive di benessere. Cosa abbia a che fare la meditazione con l'impresa lo hanno spiegato insieme al regista anche gli esperti intervenuti al convegno. Obiettivo: affrontare la crisi attuale voltando pagina e impostando i rapporti tra imprenditori e istituzioni sull'etica sociale e sul valore del capitale umano. Forse per molti imprenditori siciliani e italiani il concetto di impresa etica è pure utopia, ha detto Tommaso Dragotto. Festeggiare questi 50 anni per me è motivo di grande orgoglio. In platea, accanto a imprenditori e docenti, c'erano anche tanti studenti universitari, curiosi forse anche di sentire direttamente la voce di un grande maestro del cinema, che però in questo caso al grande schermo ha fatto appena un accenno. Sarà forse per la prossima volta. C'è un'altra brevissima pausa pubblicitaria, poi il meteo per la giornata di domani. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 53 06 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Domani sulla Sicilia si avrà un miglioramento con cielo soleggiato o leggermente nuvoloso. Temperature in aumento con punte fra i 31 e i 32 gradi. Venti fino a moderati meridionali, mari da poco mossi a mossi. Vuoi iniziare con noi la giornata? TRM Mattino, ogni giorno, dalle 7.30. L'informazione con il meteo, viabilità, oroscopo, i titoli dei quotidiani. TRM Mattino, da lunedì al venerdì, dalle 7.30, su TRM 13.